Salve ragazzi, oggi parleremo del paradiddle. Cercheremo di usare però questo rudimento, il primo paradiddle, cercando di leggere la cassa usando una semplicissima parte di solfeggio. Come avrete notato, appare molto interessante suonare e leggere a prima vista la cassa mantenendo questo obbligato delle mani. Questo ci comporterà anche dei problemi di coordinazione, in quanto spesso, per esempio, quando capitano delle note sul battere di 2 e sul battere di 4, noi dovremo suonare con la cassa su quei punti che normalmente non tocchiamo mai, perché raramente noi con il piede, cioè con la nostra cassa, andiamo a colpire, cioè a percuotere la cassa su quel numero di sedicesimi, cioè sul battere di 2 e sul battere di 4. Questo ci creerà una certa coordinazione, ci darà dei vantaggi di coordinazione e anche di indipendenza, perché dovremo mantenere la dinamica del paradiddle, dove dovremo accentuare il rullante del backbeat, come abbiamo visto la volta scorsa, cioè sul battere di 2 e sul battere di 4. E cercando di smettere di pensare a questo movimento e nello stesso tempo essere molto concentrati sulla parte di solfeggio che stiamo leggendo ed eseguirla. E voi sapete che il paradiddle si esprime in moltissime forme e in questo caso abbiamo usato il primo paradiddle. Adesso proviamo un altro esempio dove useremo sempre il primo paradiddle, ma con uno sticking diverso, cioè destra, sinistra, sinistra, destra e il suo contrario. E normalmente noi questo sticking, come possiamo sicuramente avremo letto su molti metodi, lo usiamo accentuando il quarto sedicesimo. Ora io userò questo sticking modificando però la sequenza degli accenti, cercando di dare degli accenti più frizzanti. Cercherò di creare, diciamo, una sequenza diversa. Per esempio, in questo caso, per esempio, sui tom possiamo ottenere una sonorità molto interessante. Ma possiamo ottenere una sonorità altrettanto interessante anche suonandolo sul ride, sul piatto. Per esempio, accentuando con la cassa gli accenti che abbiamo appena visto. Primo, quarto, quarto, primo e così via. E ovviamente troverete tutte queste cose scritte sul nostro sito. Da poter scaricare. 1, 2, 3, 4. Ciao ragazzi, alla prossima.